Buongiorno a tutti. Dopo l'ultimo video sull'incidente della centrale nucleare di Fukushima, mi sono arrivate alcune richieste da parte di persone che avrebbero avuto piacere se avessi trattato un po' di più l'argomento delle scorie nucleari. E vi dico la verità, lo avevo preparato, lo avevo anche scritto, nel copione di quel video c'era una parte abbastanza corposa che riguardava le scorie. Alla fine però avevo deciso di non girarlo e comunque di non montarlo perché avrebbe reso quel video sicuramente un po' troppo lungo e sono abbastanza sicuro che sarei andato anche abbastanza fuori tema. L'argomento di quel video era principalmente l'incidente nucleare di Fukushima, che cos'era accaduto e che cos'era successo nei giorni successivi, nei mesi successivi. Però la parte delle scorie, ripeto, l'avevo scritta ed era comunque interessante. Per cui ho pensato, viste queste richieste, di integrare quel video con un nuovo video che parla appunto di come vengono gestite e come vengono stoccate tutte quelle scorie che fanno parte della lavorazione dei materiali, dei combustibili per le centrali nucleari. Ora, vediamo subito un discorso molto chiaro. Le centrali nucleari producono scorie radioattive, sono le barre di combustibile, no? Che una volta che si esauriscono devono essere in qualche modo trattate, gestite, stoccate. Perché? Perché questi materiali rimangono radioattivi per moltissimo tempo, stiamo parlando di centinaia di migliaia di anni, e quindi bisogna trovare un modo affinché queste barre possano stare tranquille a riposo per moltissimo tempo. Non parlo ovviamente soltanto dei rifiuti delle centrali nucleari, io parlo di tutti i rifiuti nucleari e quindi tutto l'ambiente militare, per esempio, o anche l'ambiente medico. Tutto quello che viene utilizzato nella cosiddetta medicina nucleare produce delle scorie radioattive che in qualche modo devono essere gestite. Però è altresì vero che la maggior parte delle scorie nucleari prodotte derivano dalle centrali nucleari, quindi dalla produzione di energia elettrica con la centrale nucleare. Ed è di questo che vorrei parlare in questo video. E anche all'interno delle centrali nucleari non sto parlando soltanto dei combustibili, sto parlando di tutto quello che con quei combustibili viene a contatto, perché tutto questo diventa radioattivo e quindi tutto questo deve essere gestito assolutamente allo stesso modo. E quindi sto parlando, per esempio, dell'acqua che viene utilizzata per produrre la corrente elettrica, ma sto parlando anche, che so, proprio delle tubature che trasportano l'acqua, dello stabile, proprio dell'edificio, del vessel, di tutto quello quindi che con quel materiale radioattivo viene a contatto. Persino, per dire, i camici, le mascherine, le maschere degli operatori delle centrali nucleari sono materiali nucleari che vanno trattati. Ma anche qui, in realtà, ci concentreremo principalmente sulle scorie del combustibile, perché poi è quella la parte veramente più pericolosa di quel materiale. Allora, come vengono gestite queste scorie? Allora, facciamo un po' di passi indietro, no? Storicamente, all'inizio tutte queste scorie venivano semplicemente gettate in mare. Un mare estremamente ricco dal punto di vista di scorie nucleari vicino a noi, per esempio, è la Canale della Manica. Nel Canale della Manica è stata buttata, sversata una quantità di materiali nucleari veramente incredibile. Basterebbe farsi un giro sui fondali di quel mare per trovare bidoni chiusi, bidoni leggermente aperti, spaccati, bidoni completamente distrutti. Beh, che fine ha fatto il materiale nucleare che era presente in quei bidoni? Beh, naturalmente si è disperso nel mare e per la maggior parte è purtroppo entrato a far parte proprio della catena alimentare. Queste particelle radioattive poi, cosa succede? Che si fissano ai nostri organismi, agli organismi degli animali e dei vegetali, e questo fa sì che inizi la cosiddetta contaminazione, cioè l'irraggiamento radioattivo, possiamo dire che è una specie di mitragliamento di elettroni che penetrano, per esempio, nel nostro corpo e danneggiano le molecole di DNA. Se la radiazione è debole, il DNA può anche essere che si ripari da solo, ma se questa radiazione è molto forte o molto prolungata nel tempo, ecco che questa riparazione non può avvenire e quindi possiamo andare incontro a danni dal punto di vista proprio biologico, che possono portare fino a tumori o addirittura a danni genetici in generale.
Era comunque una pratica normale quella di liberarsi delle scorie nucleari in questo modo. Cosa si faceva? Si facevano questi grandi bidoni di materiale, venivano portati su una nave, la nave prendeva il largo e ad un certo punto venivano semplicemente buttati in mare. E lì in mare restavano e quindi il mare diventava una sorta, è diventato una sorta di enorme pattumiera nucleare nel tempo. Del resto le cifre della IEA parlano assolutamente in maniera eloquente. In meno di 50 anni i paesi produttori di energia atomica hanno sversato l'equivalente di circa 100.000 tonnellate di rifiuti radioattivi in mare. La sola Inghilterra ha partecipato per questa quantità per circa per l'80%. La Svizzera è il secondo paese da questo punto di vista e pensate che lei non ha neppure sbocco in mare. Se questa pratica, cioè quella di buttare questi bidoni in mare, è stata fermata, buona parte si deve anche a Greenpeace, che con i suoi video ha portato a conoscenza dell'opinione pubblica questa pratica, che è una pratica sì legale, sì fatta, ma tenuta abbastanza nascosta. Nonostante questo, ci sono voluti altri 10 anni dopo i primi filmati perché venisse firmato un trattato, un documento che vietasse di buttare questi rifiuti in mare dalle navi. Questo trattato è stato promulgato dalle Nazioni Unite nel 1993 e ha vietato l'immersione di qualsiasi rifiuto nucleare in mare. La Francia nel mondo è stato l'ultimo paese firmatario di questo accordo. Però ci sono ancora delle zone d'ombra, non è ancora tutto chiaro, perché tutta la gestione delle scorie nucleari di origine militare è ovviamente protetta da segreto e quindi è abbastanza impossibile sapere con precisione come queste scorie vengono gestite, eliminate o stoccate. Da questo punto di vista è estremamente interessante la storia dello stoccaggio militare del sito di Hanford, che si trova nello stato di Washington, nei pressi del fiume Columbia. Allora, viene costruito questo impianto in un luogo assolutamente isolato, in piena Seconda Guerra Mondiale, proprio all'interno del progetto Manhattan, cioè quel progetto che poi porterà alla creazione della bomba atomica, che poi verrà sganciata su Hiroshima e poi sulla seconda bomba sganciata su Nagasaki. Oggi questo sito militare è di fatto un sito abbandonato, ma si trova lì il primo reattore nucleare realizzato dagli Stati Uniti e che era stato costruito proprio per produrre il plutonio che serviva per le bombe. Sappiate che il plutonio della bomba che è stata sganciata su Nagasaki era stato prodotto proprio in questo sito militare. Era un sito certamente sperimentale e l'acqua veniva presa proprio dal vicino fiume Columbia e poi veniva ributtata nel fiume una volta che questa veniva utilizzata all'interno dell'impianto. Al punto tale che oggi quel fiume, il fiume Columbia, risulta profondamente inquinato e contaminato da materiali radioattivi. Il problema è che nessuno diceva nulla, tanto che gli abitanti dei paesi vicini andavano a fare il bagno al fiume tranquillamente negli anni 40 e 50 e molti di questi sicuramente si sono altamente contaminati. Però cosa volete? C'era il segreto militare e quindi nessuno poteva dire niente a nessuno. Oggi quelle scorie nucleari di quel sito sono ancora lì, sono sotterrate in quella centrale e si sono intanto scoperte delle perdite che tra l'altro stanno contaminando proprio la falda vicina, la falda acquifera lì vicina. I pesci di quel fiume sono assolutamente tutti contaminati anche oggi. Forse oggi si pensa che quello di Hanford sia il luogo più contaminato del mondo occidentale. Per andare un po' sul tecnico, bisogna anche dire che ci sono delle sostanze come lo iodio 129 o il tecnezio 99 per le quali non esistono ancora metodi di decontaminazione. Ma in Russia la situazione è assolutamente la stessa. Russia, altra potenza nucleare che aveva la necessità di produrre il materiale nucleare per le sue bombe, una delle zone dove venivano fatte queste cose è negli Urali, nella regione di Chelyabinsk e precisamente nella zona di Mayak. Lì esisteva anche lì un reattore che veniva utilizzato proprio per la produzione di questi materiali nucleari. Nel 1957, durante il trasporto di una di queste cisterne di questi materiali, avviene un'esplosione, una vera e propria esplosione nucleare. 15.000 km quadrati vengono contaminati e 200 persone muoiono all'istante. L'incidente fu classificato come incidente di livello 6 nella scala Ines e ad oggi è il terzo come gravità dietro solo a Chernobyl e Fukushima.
La contaminazione radioattiva principale interessò l'area nord-est della città e colpì duramente gli abitanti. La popolazione dell'area contaminata con più di 74 kilobecquerel per metro quadro di stronzio 90 per un totale di 10.000 persone fu evacuata e trasferita altrove. In quella zona esiste quello che viene indicato come il villaggio abitato più contaminato del mondo. Si chiama Muslimovo e si trova ad una sessantina di chilometri proprio da Mayak. Ma i problemi in quella zona continuano anche oggi. Il 28 marzo del 2006, in un processo avviato dal procuratore generale tenutosi a porte chiuse, è stata emessa una sentenza a conferma che l'impianto di ritrattamento delle scorie nucleari di Mayak non ha mai smesso di scaricare i prodotti del ritrattamento radioattivo nel fiume Teca, che è tra l'altro la principale fonte di approvvigionamento idrico per migliaia di abitazioni domestiche nell'area. Era appunto il luogo dove i russi producevano le loro armi nucleari, o meglio il materiale per la produzione delle loro armi nucleari, e quindi zona militare, nessuno dice niente, per 20 anni circa non si sa assolutamente nulla. Poi si scopre che quella zona è estremamente, spaventosamente contaminata. Alcuni dicono che quella zona è contaminata più o meno come Chernobyl, però ancora oggi è difficile avere dei dati precisi in questo senso. E quel sito comunque esiste ancora, c'è ancora, le scorie radioattive sono ancora stoccate lì. Sono state gettate in alcuni laghi che sono stati trasformati per l'evenienza in enormi discariche nucleari. Anche in Francia c'è un sito di trattamento dei rifiuti nucleari. Si trova a Lagues ed è più o meno dello stesso tipo di quello di Mayak. In questo luogo, per aggirare quella famosa legge, quel trattato che vi dicevo prima, no, che vieta di gettare in mare da una nave le scorie nucleari, si è trovato un modo per farlo assolutamente geniale nella sua semplicità. Dunque, non si può gettare in mare un fusto da una nave, perfetto, noi basta che eliminiamo i fusti ed eliminiamo la nave, costruiamo una lunghissima condotta che parte dalla centrale ed entra in mare e sversiamo direttamente le nostre scorie in questo modo qui. In questo modo, sappiate che questo modo per liberarsi delle scorie nucleari oggi è ancora perfettamente legale, e quindi a Lagues in Francia esiste una condotta lunga circa 4,5 km che getta ogni anno nel canale della Manica l'equivalente di 33 milioni di fusti da 200 litri di scorie nucleari. Sono 400 metri cubi di rifiuti radioattivi ogni giorno che vengono sversati, anche in questo momento. L'impatto di queste operazioni è così forte che tracce di iodio 129 sono state trovate ad oggi persino nel mare Artico. Oltre a questo, naturalmente, ci sono anche le emissioni in aria, che sono dell'ordine di circa 1000 becquerel per metro cubo di cripto 85, che tra l'altro viene respirato da tutte le persone che abitano nella zona della centrale. Per dare una proporzione, è la quantità che si libera in 500 test di armi nucleari. E il cripto ha un tempo di decadimento abbastanza alto, si parla di 500 anni. Guarda caso, se poi vai a vedere i dati, le concentrazioni di cripto in tutti i cieli dell'Europa sono in continuo aumento. Chissà perché. Il vero problema è che ad oggi un sistema che permetta di intrappolare il cripto 95 non esiste. E il permesso per rilasciare in ambiente queste scorie viene dato ogni anno dall'Autorità per la Sicurezza Nucleare per il controllo degli impianti francesi, i quali sulla carta continuano a chiedere ai gestori della centrale di risolvere questo problema, ma però sanno anche benissimo che questa cosa ad oggi non è fattibile. Quindi si intima di trovare una soluzione, però finché non si troverà una soluzione, danno tutte le autorizzazioni necessarie. E si continua quindi a sversare in mare questi residui di rifiuti radioattivi. Altro aspetto da tenere presente è il fatto che non tutto il materiale nucleare può essere trattato e può essere riciclato. Tutto quello che non viene riciclato, che fine fa? Beh, dunque, innanzitutto queste barre vengono stoccate in piscine per circa 5 anni, in modo tale che si abbassi la temperatura e queste barre stesse diventino gestibili. Poi vengono tagliate a pezzi e poi vengono sciolte in un bagno di acido nitrico per separare le sostanze presenti. Alla fine cosa resta? Beh, resta un 95% di uranio e circa un 1% di plutonio e un 4% di scorie. Questo processo quindi concentra la radioattività in questi rifiuti finali che sono estremamente pericolosi. Questi vengono presi, vengono vetrificati, raccolti in appositi contenitori che poi dovranno essere immagazzinati da qualche parte.
Beh, se il processo viene fatto bene, le scorie in realtà non sono tantissime per ogni singolo reattore, ma alla fine un po' di queste scorie, quel famoso 4% di cui parlavo prima, resta, e queste scorie resteranno così attive e radioattive, come dicevamo prima, per migliaia di anni. Si tratta quindi di una eredità che noi offriamo, regaliamo alle generazioni future, delle quali però, generazioni future, noi non possiamo immaginare ancora nulla. Faccio un esempio. Permettetemi l'esagerazione, ma è giusto per capirci. Facciamo finta che gli antichi egizi avessero utilizzato l'energia nucleare. Ora, le loro scorie sarebbero assolutamente ancora radioattive e le dovremmo gestire noi. E stiamo parlando solo di 4-5 mila anni di storia, cioè un periodo di tempo assolutamente ridicolo rispetto a quello che serve per rendere inoffensive quelle sostanze. Ma voglio esagerare ancora. Se la nostra società finisse domani, e magari fra un bel po' di tempo ne nascesse un'altra, beh, questa si troverebbe sul groppone del materiale pericolosissimo del quale potrebbero persino non sapere neppure dell'esistenza. Comunque, alla fine, queste scorie radioattive devono essere in qualche modo gestite, stoccate, e qui si scoprono cose interessanti, tipo che alcuni paesi che usano naturalmente il nucleare, spediscono le loro scorie ad altri paesi perché ci pensano loro a gestirli. Per restare sull'esempio francese che abbiamo fatto prima, ad esempio, esiste un accordo tra la Francia e la Russia che non ho ben capito quanto alla luce del sole. Prendono queste scorie e, approfittando appunto del vastissimo territorio russo, le spediscono là appunto perché i russi possano stoccarle. Dico non molto chiaro quanto sia la luce del sole, perché questo accordo esiste, le scorie vengono spedite, però se chiedete alle autorità russe, queste negheranno sempre il fatto di appunto di accettare sul loro territorio scorie di altri paesi. Loro dicono che il loro territorio sarebbe stoccare le loro scorie, quelle degli altri paesi non gli interessano, sarebbe illegale portarle da loro. Però questa cosa avviene tutti i giorni. E quindi queste scorie pericolosissime partono appunto dalla Francia, arrivano di solito al porto di Le Havre, dal porto di Le Havre per nave arrivano fino a San Pietroburgo, a San Pietroburgo non vengono messe su un treno e arrivano fino a Tomsk in Siberia. Si parla quindi di 8000 km di viaggio nei quali potrebbero accadere incidenti di ogni tipo. Qui a Tomsk vengono stoccati senza troppi complimenti all'aperto all'interno di un complesso nucleare ad una quindicina di chilometri da una città poco vicina. Ecco, nell'immagine che state vedendo adesso, ogni puntino che vedete è un container di scorie nucleari. Ma questo cambia il concetto di riciclaggio. Questo processo di arricchimento a conti fatti permette di riciclare circa il 10% dell'uranio. Allora, sotto questo punto di vista, quindi, non si può dire, come fanno in molti, che l'energia nucleare è un'energia riciclabile. Fino a un certo punto è riciclabile, poi però le scorie si producono e, ripeto, vanno gestite. Questa tecnica di stivare le scorie nucleari da qualche parte anche all'aperto viene utilizzata dal Giappone, dalla Francia e dall'Inghilterra. Altri stati, per esempio come gli Stati Uniti, grandi produttori di energie nucleari, beh, questi stoccano le loro scorie proprio in contenitori rinforzati posizionati vicino alle centrali stesse. È sempre uno schifo, però è un po' meglio perché almeno si evitano i pericoli dei lunghi viaggi per portare le scorie in siti di stoccaggio distanti dalle centrali. Ovviamente questa non è una tecnica scevra da pericoli. Per esempio, se venisse a mancare l'acqua per il raffreddamento, beh, farebbe scoppiare un incendio all'interno di quei siti di stoccaggio, che incendio che rilascerebbe moltissime radiazioni e che a loro volta potrebbero obbligare un'evacuazione di territori grandi, forse 4-5 volte quelle di Chernobyl. Per non parlare poi dell'eventualità di incidenti aerei o di atti terroristici. Ecco, se io avessi voluto veramente fare un danno il giorno 11 settembre 2001, ma io non avrei fatto schiantare un aereo sulle Torri Gemelle, tra l'altro in un'ora in cui dentro le Torri Gemelle c'era poca gente. Beh, se avessi veramente voluto fare un danno grande, ma io avrei preso di mira proprio una centrale nucleare col suo bel deposito di scorie. Anche perché, se ci pensiamo, in quei luoghi non esistono mezzi difensivi capaci di difendersi da atti di questo tipo. Il Pentagono, per esempio, che è uno dei luoghi più difesi al mondo, ha lì vicino delle batterie di missili che potrebbero difendersi da attacchi di questo tipo, anche se non ho mai capito perché l'11 settembre queste batterie di missili non sono state utilizzate. Ma comunque, per le centrali nucleari, questi sistemi non ci sono. E questo è un problema che potrà soltanto aumentare, perché le scorie nucleari continueranno a essere prodotte anno dopo anno.
Esiste poi un altro sistema per stoccare le centrali nucleari, che è quello di cui abbiamo parlato nel video su Fukushima, e cioè quello che di solito viene adottato per esempio dalla Germania, cioè quello di trovare un luogo sicuro, per loro sicuro, di solito sottoterra a grandissime profondità, dove mettere tutti questi materiali. Di solito si utilizzano delle ex miniere, e qui vi riporto al discorso che avevamo fatto sulla ex miniera di sale, di Asse, dove appunto adesso si stanno verificando dei giganteschi problemi, ma vi rimando al video su Fukushima per questo racconto. In Italia, per esempio, abbiamo ancora il problema di tutto il materiale nucleare che era stato prodotto dalle nostre centrali fino a quando poi il referendum sul nucleare le ha fatte chiudere. Abbiamo ancora queste scorie nucleari posizionate o proprio all'interno delle stesse centrali o in zone deputate proprio a raccogliere, a tenere lì queste scorie. Il problema è che non sappiamo come gestirle, sono ancora lì e non c'è ad oggi un piano di smaltimento efficace e reale per tutte queste scorie che ci stiamo tenendo nonostante da noi il nucleare non venga più utilizzato da molto tempo. Spero che le persone che volevano qualche dettaglio in più sulla gestione delle scorie siano soddisfatte dalla risposta che ho dato. Come vedete è un problema aperto, è un problema che non si risolve, non si risolverà facilmente, proprio per il motivo che non ci sono le tecnologie e nel mondo non ci sono luoghi così, diciamo, stabili da poter ospitare quelle scorie. Speriamo che si trovi un giorno un sistema, una tecnologia nuova che ci possa liberare di questi materiali una volta per tutte, però per il momento siamo messi così. Io vi saluto, vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao!